esteso in profondità dall'altezza del twist guardando il mare di sabbia di colore bianca che è emersa grazie ai lavori, grazie alla pulizia dell'arenile che è stata fatta e ha consentito di riportare in superficie la sabbia bianca. Questo perché ovviamente con l'azione del vento e dell'erosione anche la sabbia di colore grigio scuro che è stata posizionata si è dispersa in parte, è andata via, almeno nei volumi che erano stati posizionati col rifascimento. Quindi la sabbia bianca ormai la troviamo a una profondità di pochi centimetri, di poche decine di centimetri sotto la sabbia grigia. Per cui il lavoro che è stato fatto è anche quello di invertire. Cioè di fatto abbiamo invertito sotto bianca e sotto scura. Sì, scusate, sopra bianca e sotto grigia. Questo ovviamente è... ci ha consentito anche di fare uno studio sul poeta per capire se l'operazione un domani sia possibile per restituire il poeta con la sabbia bianca, che siccome sotto a 50, 40, 80, un metro a seconda delle zone c'è la sabbia bianca, questa operazione graduale, in modo semplice, senza grandi interventi eccetera, potrebbe consentire di riavere la sabbia bianca. Il cordone dunale, avremo un cordone dunale che vedete vicino all'ospedale Marino con tutto questo sistema di microfiltraggio, di approvvigionamento idrico, cioè di fatto daremo acqua alle piante, sopra un primo strato di terra vegetale in modo tale da consentire alle piante più importanti, di maggiori dimensioni, di attecchire, sopra una porzione di sabbia bianca per dare un effetto di colore bianco al cordone dunale, e una sorta di juta, ecologica, biodegradabile, che scomparirà e verrà inglobata dalla vegetazione. Per creare un cordone dunale con la vegetazione che vedete né più né meno nelle spiagge Kiev, Vilasimius, Tishinas, che è in parte anche al Poetto, in alcune zone dove proprio qua all'altezza della Lanterna Rossa, non è un caso che la duna sia rimasta per la presenza della vegetazione che tratteneva l'erosione, ed era anche una duna tra le più importanti presenti ancora al Poetto. Quindi la vegetazione tratterrà la sabbia, consentirà un argine per il vento. Sul versante Poetto, spiaggia, ci sarà una vegetazione di tipo diverso che è compatibile con la sabbia, completamente con la sabbia, senza quella terra vegetale di colore scuro che vedete oggi, che però diventerà, sarà coperta un domani. Perché in quel caso sulla sabbia un tipo di vegetazione non attecchisce la tipica vegetazione che è legata alla sabbia, che però ha altezze inferiori, il giunco, quella vegetazione tipica, che si vede anche al Poetto, che però è bassa, che trattiene la sabbia fino a un certo punto però. Non